Ciao ragazzi, benvenuti alla video recensione del Technics SU-C700 che è l'amplificatore di tipo digitale di Technics serie reference che va sotto il nome della C700. Il design è quello della serie C700, questa parte qua anteriore con i V-meter è in plastica, mentre poi dopo c'è tutto il resto che è in alluminio. Sull'anteriore troviamo ovviamente il pulsante on-off, l'uscita cuffie, e poi dopo abbiamo la manopola del volume, così al massimo. Da notare come questa tacca sia stata messa centrata esattamente sulla metà del volume. Spesso per molti audiofili è importante avere questa manopola a metà. Non chiedetemi perché, perché non è vero che è importante, fa niente. Poi abbiamo questo selezionatore rotativo per selezionare gli ingressi che vengono iscritti. Poi dopo qui, in questa fascia grigia qua, ci si illumina l'ingresso che è selezionato. I V-meter segnalano non il voltaggio, ma la distorsione. Quindi, meno si muovono, più stanno in basso, meglio è. Sul posteriore troviamo. Vabbè, allora partiamo da qua, è la più semplice da fare, la più veloce, vabbè, che è l'ingresso della corrente. Poi dopo al centro abbiamo i morsetti a vite che accettano ovviamente cavo spelato, banane e forcelle. Poi abbiamo gli ingressi control per l'ST, che è il lettore di network, e per l'SL che è il lettore CD della serie C700. Poi abbiamo una bellezza di tre ingressi digitali coassiali, un ingresso digitale ottico, abbiamo anche un ingresso USB di tipo B per il computer. Abbiamo un ingresso fono per il giradischi, con la possibilità della messa a terra per la ground anche del giradischi, e abbiamo poi dopo la line in. Questo pulsante che è l'attenuatore può essere attivo o disattivato. L'amplificatore è abbastanza pesante, è un componente come tutto il resto della serie C700 che può essere anche utilizzato da solo senza necessariamente prendere gli altri componenti, perché non fa solo da amplificatore, ma come avete visto permette anche di collegare direttamente il computer qualora ci fosse bisogno e non si avesse a disposizione un DAC, anche in modo diretto tramite un ingresso USB. Il segnale viene poi dopo rinviato alla sezione di amplificazione, che è completamente di tipo digitale, e poi rinviata alle casse, giustamente. Tuttavia, tranquillamente si può, come abbiamo visto, connettere fino a quattro dispositivi con uscita digitale e volendo, quindi poi anche i giradischi e l'ingresso analogico di linea di tipo RCA, il quale questi ingressi analogici vengono trasformati in digitale, sempre da un chip Texas Instruments,
e reinviati solo dopo la trasformazione in digitale all'amplificatore. In bundle ovviamente c'è il solito telecomando, quindi se comprate tutta la serie Technics avrete tre telecomandi e poi il cavo di alimentazione, che questa volta non solo è corto come per gli altri sistemi, come per gli altri componenti. Il problema è che è anche troppo sottile. E questo è sicuramente un componente che, sebbene comunque poi il Technics vada a funzionare anche con questo cavo, mi sento tranquillamente di consigliare di cambiare cavo di alimentazione con uno di tipo migliore, anche se non volete spendere troppo. Semplicemente con una sezione di almeno 2,5 mm anziché di 0,75. Cosa succederà? Con un buon cavo di alimentazione, il basso sarà molto più solido e certo. Allora, l'alimentazione, sempre di tipo switching, permette di alimentare adeguatamente tutto quello che c'è qui dentro, che come potete ben intuire è un complesso, un calderone di tecnologie. Vi è anche l'uscita cuffia, quindi un amplificatore completo da ogni punto di vista, anche se poi dopo l'uscita cuffia è giusto un'aggiunta, nel senso che tranquillamente si può gestire una cuffia a bassa impedenza dal costo non eccessivo, però si può evitare tranquillamente cuffie ad alta impedenza. Infatti, non per nulla nasce come amplificatore per diffusori e quindi essenzialmente funzionando in modo digitale, l'uscita cuffie è stata un po', diciamo, rimodellata, ma non era sicuramente l'obiettivo principale di Technics. Come suona? L'amplificatore non ha mancanze sulla linea dello spettro, i bassi ci sono presenti, stabili, dinamici, i medi sono ben dettagliati come tutto il resto della gamma. Non sono eccessivamente avanzati e gli alti sono anch'essi presenti, dettagliati, ma non striduli assolutamente. Un minimo di critica si potrebbe fare sul basso, però c'è da ricordare una cosa fondamentale, che essenzialmente questa critica non viene fuori tanto dagli ascolti quanto dai test, perché nelle tracce musicali ricordo come al di sotto di 50 Hz venga già autonomamente posto un filtro durante la registrazione, così da tagliare tutte le frequenze più basse di 50 Hz. Quindi abbiamo un componente sicuramente innovativo nel suo campo, perché non prende il digitale, il segnale digitale lo trasforma in analogico e poi dopo lo amplifica, ma prende, fa il contrario, prende il segnale analogico, lo trasforma in digitale e poi lo amplifica. Il vantaggio è sicuramente di avere un suono molto pulito, come però essenzialmente anche altri amplificatori di tipo diverso, anche completamente analogici, di pari prezzo. Ecco, il prezzo si aggira, diciamo, attorno alle 1.300 euro. E è un amplificatore che devo dire che con impedanze
di 8 ohm, pur funzionando, a mio avviso non dà il meglio di sé perché restringe un po' la scena. Quando invece viene sottoposto a carichi inferiori agli 8 ohm, questo amplificatore funziona benissimo. Con i carichi di 4 ohm, meglio ancora, tanto che comunque i diffusori Technics della serie C700 sono appunto da 4 ohm. Quindi, appunto, con amplificatore quando lavora su carichi di 4 ohm, l'amplificatore ritorna una scena più ampia, ben posizionata, come è ben posizionata anche a 8 ohm, ma solo più stretta. In questo modo diciamo che il palco prende più respiro, quindi è un amplificatore che va bene con le basse impedenze. Ed è essenzialmente, diciamo, il suo difetto. Il suo pregio, il suo difetto, tanto c'è da dire anche che rispettano gli 8 ohm nominali, perlomeno, sono più che altro diffusori in monovia. Diffusori già semplicemente a due vie scendono sicuramente ad almeno 6 ohm di impedenza. Il vantaggio di avere la segnalazione della distorsione armonica del THD è che comunque devo dire che sia con i miei diffusori sia con i diffusori forniti da Technics la distorsione era sempre molto bassa e non andava mai molto oltre allo 0,1%. Diciamo che erano rarissimi i casi in cui arrivava a segnare l'1%. Ha un'ottima riserva di energia, tanto che non serve arrivare al famoso 5, quindi alla famosa metà giro della manopola. Si può stare tranquillamente entro i 2-3 per quanto riguarda diffusori a media impedenza. Eh sì, a media efficienza. Quando invece si parla di diffusore ad alta efficienza, solitamente si sta sotto ai 2. In questo modo si ottiene minore distorsione, più fedeltà, scalda meno anche l'amplificatore e scaldando meno l'amplificatore la qualità rimane alta. Sul caldo, sul calore generato non c'è problema. Come vedete ci sono queste due griglie che permettono un'ulteriore areazione, però devo dire che anche dopo diverse ore di utilizzo non scaldava, non era particolarmente caldo, quindi vuol dire che l'efficienza della classe digitale è sicuramente elevata, per non dire elevatissima, anche in questo prodotto e ha il vantaggio di scaldare quasi nulla. Essenzialmente questo per quanto riguarda l'amplificatore. Devo dire che l'ascolto però più entusiasmante non l'ho avuto connettendo il computer in maniera diretta né connettendo sorgenti digitali, bensì connettendo l'ingresso analogico alle uscite del mio DAC, che trasforma, ha la possibilità di trasformare il segnale PCM, fare un up conversion in DSD. Devo dire che ponendo questa conversione in DSD da PCM a DSD, facendo uscire in analogico e poi ulteriormente una conversione anche qui, devo dire però che è stato il livello d'ascolto migliore, più fedele e naturale che ho raggiunto
durante le sessioni di test con questo amplificatore. Questo è tutto, al prossimo video, ciao ciao!